Di Guido Tortorelli, il segretario del DEM, ha contestato la multa e la detenzione amministrativa. Per il Mareocchio 4 a Salerno, dopo un salvataggio con 114 persone, il decreto del governo di Meloni costituisce il crimine di solidarietà. L'equipaggio ha, effetti, salvato 114 persone in 3 operazioni di salvataggio consecutive libiche e maltese aree SAR. Da qui la denuncia immediata del segretario DEM, che difficilmente contesterà il codice di condotta per le ONG contenute nel decreto, approvato lo scorso febbraio e desiderato dal ministro degli interni Matteo Piantò. Quelle persone in pericolo erano forse abbandonate in mare? Secondo l'esponente DEM, sempre più spesso succede che sia la Guardia Costiera Italiana che richiede l'intervento di sostegno alla ONG. In una missione precedente, Open Arms si è trovato a svolgere 7 operazioni di salvataggio lo stesso giorno. Nel mese scorso ha salvato 734 persone e fornito assistenza a un altro 540, sempre sotto il coordinamento della Guardia Costiera Italiana. Quindi il riferimento al paradosso dell'occhio di mare, oggi quella nave a cui le autorità italiane stesse hanno chiesto ielle supporto per i salvataggi, viene fermato per 20 giorni. Quindi il segretariato rifiuta di chiamarlo decreto Cutro e chiede rispetto per quelli morti. Secondo Schlein, è, in effetti, un decreto che vuole rendere più difficile salvare vite umane e viola la legge internazionale Delsi. Una vera alle ONG è in corso per DEM, che deve solo compensare la grave assenza una missione di ricerca salvataggio istituzionale dell'UE nel Mediterraneo. Mare Nostrum europeo e in Europa il governo silenzioso pertanto. Per segretario del Partito Democratico, ci troviamo fronte a un governo che crede che una colpa salva vita non dovere morale. La solidarietà non è un crimine.